Salve a tutti e grazie per essere qui con me. Come sempre, oggi ci apprestiamo a scoprire cosa succederà ai nostri Eda e Serkan nelle prossime puntate di Love is in the Air, che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 agosto. E dunque, iniziamo! La triste verità sulla morte dei suoi genitori è venuta a galla, il che ha cambiato il mondo di Eda. La giovane ha spezzato la sua storia con Serkan, ma non si è persa d'animo. Ha infatti deciso di riprendere in mano la sua vita e Al-Bolat ha fatto addirittura firmare un nuovo contratto. Serkan non ha però nessuna intenzione di girare le spalle ad Eda. Anzi, il ragazzo non fa altro che ripeterle quanto la ami e quanto tenga a lei, e non vuole assolutamente perderla. Dopo aver discusso con Attekin, Eda decide di affrontare l'uomo che ai tempi scelse i materiali ritenuti scadenti per costruire l'abitazione il cui crollo uccise i suoi genitori. L'incontro molto forte avviene al negozio di fiori di Eifel, mentre questa è assente, e in presenza anche di Serkan, che non fa altro che appoggiare Eda e sostenerla. Proprio Eifer, intanto, viene presa a lavorare per l'associazione delle donne dove c'è anche Aidan. Il suo compito è cucinare per un evento, al quale parteciperà l'intera Artlife, che sta per tenersi. Un evento diviso in due parti. Una prima parte si tiene di pomeriggio, la seconda invece di sera. Durante la prima parte, il Bolat e il suo staff incontrano virtualmente degli studenti di architettura. Eda tiene un bellissimo discorso che rende molto orgoglioso proprio Serkan. Efe Akman annuncia poi ufficialmente che sta per andare via. Lascerà la Turchia per tornare in Italia. Non ha nessuna intenzione, però, di vendere le sue azioni. Al suo posto pare arriverà un'altra persona. La novità non piace a Serkan. La seconda parte del party, che si tiene di sera, è più galante. Eda torna a casa per cambiarsi e prima di andare via, dopo averne parlato con le sue amiche, scrive una lettera a sua zia, dove le rivela che la colpa della morte dei suoi genitori è principalmente di Altekin Bolat. Durante la festa, all'allegra Aidan, vengono delle idee alquanto strambe. Per prima cosa, spinge gli uomini, suo figlio compreso, a mettersi all'asta. Poi convince le ragazze a sfilare indossando dei bellissimi abiti. All'asta Serkan compra se stesso perché vuole uscire a cena con Eda, la quale durante il defilé lo lascia senza fiato. Il nostro Bolat le scrive una lettera sulla quale ci sono le indicazioni per raggiungere il ristorante che ha scelto. Eda accetta di buon grado di andare a cena con lui, ma sfortunatamente le cose sono destinate a cambiare, perché Selin, che ha visto tutto, ne fa una delle sue. Prende la lettera che Serkan ha dato ad Eda e la sostituisce con un'altra, sulla quale ha scritto delle indicazioni che portano ad un altro ristorante. Alla fine quindi accade che Serkan aspetta Eda in un ristorante e la Eldiz aspetta il Bolat in un altro ristorante. I due quindi non si incontrano e non cenano insieme. Iniziano a credere che l'uno abbia voluto punire l'altro in qualche modo e terminano la serata soli e amareggiati. Quando fa ritorno a casa, Eda trova sua zia in lacrime. Ha letto la lettera e ormai sa tutto. Aifer chiede a sua nipote di allontanarsi per sempre dai Bolat, sia sentimentalmente e sia con il lavoro. Eda, seppur a malincuore, accetta. Alla notizia dell'imminente partenza di Efe Akman, Eda annuncia che anche lei lascerà la Artlife. Serkan non è d'accordo, la prega di restare, le ripete i suoi sentimenti, ma non riesce a farle cambiare idea.
Non sa però che Eda ha una promessa da mantenere a sua zia. Anche Efe consiglia a Lildiz di restare alla Heartlife. In questo modo avrà un lavoro e delle entrate fisse che l'aiuteranno con gli studi. Inoltre, presto non sarà sola, perché un nuovo socio sta per arrivare. Nel frattempo, Aifer corre a casa Bolat perché vuole affrontare Altekin, ma lì scopre che Aidan ha avuto una sorta di malore. È rimasta pietrificata, perché ha scoperto che suo marito l'ha rimpiazzata con un'altra donna. La fioraia, quindi, si ritrova ad aiutare la madre di Serkan e quando questa si riprende, le annuncia che Eda taglierà ogni rapporto con la sua famiglia. A quel punto Aidan fa finta di sentirsi male e alla fine riesce a convincere Aifer ad ospitare lei e Seifi a casa sua per un po'. Alla Heartlife arriva Jan, un bellissimo ragazzo che di professione fa il fotografo e che ha il compito di scattare delle foto ad Eda per un servizio fotografico voluto dall'associazione. La presenza di Jan fa ingelosire il Bolat. Intanto Yeran porta avanti un'indagine voluta proprio da Serkan. Sul web circola un video in cui si vede Eda che, assalita dai paparazzi, si sente male. L'avvocatessa scopre che dietro la diffusione del filmato probabilmente c'è Celine. Preso da un forte attacco di gelosia, Serkan raggiunge Eda sul set del servizio fotografico ed assiste scrupolosamente ad ogni scatto e cambio d'abito. Il nostro architetto in più nota che Jan sembra essere attratto dalla Ildiz, tant'è che le chiede di uscire insieme e subito gli fa presente che quella è la sua fidanzata. Tutto questo diverte Eda, che se la ride sotto i baffi. Intanto Aidan e Seifi fanno base a casa di Aifer, che spera che spariscano subito, cosa che però pare impossibile. La fioraia poco dopo capisce che Aidan si sta comportando così perché desidera che Eda e Serkan tornino insieme. Alla Heartlife, Efe punta Celine, alla quale chiede se può comprare le sue azioni. La ragazza gli risponde di no, per questo l'uomo decide di fare una piccola indagine e scopre che tempo fa, dietro la diffusione mediatica del contratto di Eda e Serkan, c'era proprio lei insieme a Khan Karadank. Dopo aver scoperto quello che ha combinato sua madre, Serkan la raggiunge a casa di Aifer. Lì però ne rimane bloccato grazie ad una macchinazione ideata da Seifi e della gelosia scatenatagli dall'arrivo improvviso del fotografo Jan. Nella cucina dell'abitazione Eda e Serkan si chiariscono e si riavvicinano, ma soprattutto capiscono anche che la sera della famosa cena in cui non si incontrarono, qualcuno ha tramato contro di loro mettendogli i bastoni tra le ruote. Tra i due innamorati le cose migliorano e l'architetto dimostra alla Ildiz che ha deciso di cambiare e di diventare una persona migliore. Eda inizia a lasciarsi andare e ad essere più felice. Il giorno seguente Serkan fa una sorpresa ad Eda. La porta nei pressi di una specie di grattacielo e le dice che lì dentro c'è un ristorante in cui uno chef stellato, per il quale la Heartlife sta lavorando, ha cucinato esclusivamente per loro due. La Ildiz ne resta a bocca aperta, ma sorge un problema. Il ristorante si trova al 25° piano del palazzo, per cui bisogna prendere l'ascensore. Eda è claustrofobica, ma Serkan, sfoderando dei modi dolcissimi, la convince a prendere l'ascensore. E mentre si sale di piano in piano, i due si stringono sempre più e il nostro Bolat bacia la meravigliosa Ildiz, la quale inizialmente non si ritrae, poi però gli tira un ceffone in pieno viso. A quel punto Serkan le dice che ha capito che lei lo ama ancora, come lui ama lei, e grazie ad un po' di creatività bacia di nuovo Eda.
I due poi pranzano insieme e passano un momento davvero romantico, dimenticandosi dei problemi esterni. Alla Artlife, Celine è stata minacciata da Efe e quindi pare voler dare le dimissioni. Intanto Yeran annuncia che grossi problemi stanno per travolgere il Bolat.